Buon pomeriggio dalla redazione di Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che purtroppo in primo piano vede la pagina della cronaca e l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro avvenuto in provincia di Brescia. Siamo a Lograto, questa mattina. Un operaio 46enne è morto schiacciato da una lastra d'acciaio. L'ennesimo infortunio mortale in provincia di Brescia. Un operaio di 46 anni ha perso la vita mercoledì mattina, poco dopo le 9, in un'azienda di Lograto. Secondo quanto riferito dai carabinieri intervenuti sul luogo del dramma, la vittima stava manovrando il carroponte all'interno della galera siderurgica, quando la pesante lastra metallica movimentata dall'uomo con la gru si è sganciata travolgendolo e senza lasciargli scampo. L'impatto con il manufatto è stato violentissimo. Il 46enne è morto sul colpo. Inutile quindi l'intervento del 118 con ambulanza e automedica. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sarà ora compito dei militari della compagnia di Chiari cercare di ricostruire nel dettaglio quanto successo e soprattutto cercare di capire come mai quella lastra si sia staccata dal carroponte. Presenti anche i tecnici della TS di Brescia e i vigili del fuoco. E sul posto c'era anche il segretario della UIL di Brescia, Mario Bailo, con noi ha speso parole durissime, non solo su questo singolo episodio, comunque sentirete ricco di ombre, ma su un'emergenza che non è più tale, purtroppo, quella delle vittime sul lavoro. Da quello che abbiamo potuto apprendere, si è staccata una lamiera di acciaio dal carroponte, l'ha colpito in pieno alla testa ed è quindi morto su colpo. Una tragedia, l'ennesima, l'ennesima morte sul lavoro, l'ennesima morte non bianca, l'ennesima morte che grida vendetta, perché da quello che apprendiamo da chi lavora qui, le norme sulla sicurezza, la manutenzione, insomma è a forte rischio perché ci spiegano che i carri ponte hanno delle grosse difficoltà, non funzionavano benissimo. Tra l'altro ci dicono che questo lavoratore aveva delle disabilità e la prima domanda che ci viene spontanea è se un lavoratore con forti disabilità possa manovrare da solo un carroponte. E tra l'altro un carroponte che i colleghi ci spiegano avevano più volte segnalato che funzionava male. Qui siamo di fronte all'ennesima tragedia di una persona che la mattina si reca al lavoro e stasera non tornerà a casa. Chi non rispetta, noi lo chiediamo da tempo, le norme sulla sicurezza, e Brescia sta diventando veramente una maglia nera da questo punto di vista, beh, questi non sono fatalità, non sono situazioni di negligenza. Laddove non si rispettano le norme bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro, perché non è più pensabile che non paghi mai nessuno di fronte a queste tragedie. Noi lo chiediamo con forza, così come chiediamo con forza che ci siano ispezioni, che ci siano controlli, che ci sia formazione. Sempre la cronaca, ieri sera poco prima delle 11 a Cologne, una donna, una cinquantenne, ha perso la vita, è stata travolta mentre si trovava sulla propria auto da un treno. È ancora tutta da chiarire la dinamica del drammatico incidente di martedì sera a Cologne. Alle 22:45 circa, un'auto con a bordo una donna di 50 anni è rimasta intrappolata fra le sbarre del passaggio a livello. Inevitabile la tragedia, il macchinista del treno infatti non ha potuto intervenire in tempo e ha travolto l'utilitaria della donna. Per la cinquantenne non c'è stato nulla da fare. In pochi minuti sono arrivate sul posto ambulanza e automedica, ma i sanitari del 118 hanno potuto solo certificare il decesso della donna. È stato necessario anche il lavoro dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e hanno disincastrato l'automobile dal treno prima di estrarre dalle lamiere il cadavere della vittima. Le operazioni si sono protratte fino alle prime ore della mattina. Fortunatamente né il macchinista né tantomeno i passeggeri del treno sono rimasti feriti. I carabinieri ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le cause. E anche su questa vicenda c'è un commento decisamente duro, in questo caso di Dario Balotta di Europa Verde. Andiamo a leggerlo insieme sul nostro quotidiano online www.brescia.tv e in particolare il responsabile trasporti di Europa Verde punta il dito contro i passaggi a livello. L'incidente mortale accaduto al passaggio a livello di Cologne ieri notte sulla linea Brescia-Bergamo ripropone il tema della sicurezza ferroviaria e dell'eccessivo numero 4.300 di passaggi a livello sulla rete nazionale. Il
piano di soppressione nazionale procede troppo lentamente. Questo il duro attacco da Dario Balotta. Secondo Balotta, un piano per la soppressione di questi passaggi a livello doveva essere compreso nei fondi del PNRR e invece, scrive, non esiste. La prima cosa da fare in caso di emergenza per far disporre il segnale di via impedita, cioè il segnale rosso, e quindi non far transitare il treno sull'area ferroviaria occupata da un veicolo stradale, è urtare o alzare la sbarra di qualche centimetro, spiega Balotta, qualora ci si ritrovasse, si spera di no, in una condizione simile, così da mantenere in blocco il sistema e di conseguenza bloccare la corsa del convoglio attraverso il semaforo di protezione del passaggio a livello che si dispone al rosso. Quindi anche questo utile consiglio da parte di Dario Balotta. Cambiamo argomento. Ieri pomeriggio a Brescia, in largo Formentone, il presidio di CGIL e UIL a seguito contro la legge inserita nel decreto PNRR voluta dal governo che porta le associazioni antiabortiste nei consultori. Ascoltiamo le loro motivazioni. Siamo in piazza con questo presidio perché oggi pomeriggio in Senato c'è la proposta definitiva del PNRR, dove è stato inserito un articolo che concede alle associazioni antiabortiste, i cosiddetti pro vita, di partecipare ai consultori e di convincere le donne a non abortire. E questo secondo noi è un passo indietro di circa 50 anni. L'orologio, le lancette dell'orologio sono state riportate 50 anni fa. Non crediamo non sia più possibile tornare indietro in questo modo. I consultori rimangono al palo, si utilizzano i fondi del PNRR per far entrare i pro vita nei consultori, peccato che i consultori sono sempre di meno, con sempre meno personale e soprattutto con un'impronta, soprattutto in Lombardia, prevalentemente psicologica, perché sono state depauperate e rimosse le figure professionali come l'ostetrica, il ginecologo, l'assistente sanitaria, cioè quelle persone che possono dire alle donne, alle giovani donne, come si fa a evitare la gravidanza indesiderata. Quindi davvero c'entra poco con i consultori questo PNRR, c'entra molto invece con l'atteggiamento assolutamente prevaricante, privo di rispetto nei confronti delle donne. Ancora una volta il governo mette assieme dei temi totalmente diversi che andrebbero chiaramente molto più approfonditi, molto più discussi, in un unico decreto, in un'unica condizione, per fare quello che più volte anche il Presidente della Repubblica ha detto che non dovevano fare. Qui c'è anche questo di tema. Però evidentemente per far passare alcuni elementi che sono così difficili da discutere e dovrebbero essere discussi molto di più, come la vicenda dei consultori, li aggregano ad elementi come quello del PNR, come dire che tutto sta assieme anche in quel senso. Per cui noi siamo contrari proprio nel metodo e evidentemente anche nel merito. Domani è il 25 aprile, festa della Liberazione, allora scopriamo quello che è il programma delle celebrazioni nella nostra città. Anche Brescia si prepara a celebrare il 25 aprile, festa della Liberazione. Tanti gli appuntamenti solenni, ma non mancherà, come ogni anno, la festa popolare al quartiere Carmine. Partendo dai momenti istituzionali, la giornata si aprirà al cimitero Vantiniano, dove alle 10.30 verranno deposte le corone al Sacrario dei Partigiani. Seguirà la celebrazione della messa. Poi, dal pomeriggio, il fulcro delle celebrazioni sarà Piazza della Loggia. Alle 15.45 l'apertura sarà affidata alle note della banda cittadina, mentre alle 16.30 ci sarà il ritrovo delle associazioni partigiane, d'arma e combattentistiche, della cittadinanza e delle delegazioni dei comuni con i gonfaloni. Alle 17 ci sarà il momento di tributo alle lapidi di Palazzo Loggia, ai caduti di Piazza della Loggia e ai caduti della città di Brescia per la libertà in largo Formentone. Mezz'ora più tardi il saluto della sindaca Laura Castelletti e delle associazioni partigiani, mentre alle 17.45 si terranno le orazioni ufficiali di due studenti, Marta Cremaschi e Cristian Zoppini. Al Carmine si inizierà invece a festeggiare già da mezzogiorno, con tavolate per strada, stand gastronomici e musica dal vivo. Alle 16.30 partirà il corteo antifascista alla volta di Piazza Loggia. Sappiamo bene che 25 aprile significa anche ponte di primavera, significa magari qualche gita fuori porta. In realtà in questi giorni però il meteo non sembra essere proprio simpaticissimo. Allora cerchiamo di capire la situazione dei prossimi giorni, anche quelli della festa, con 3B. Mercoledì il vortice continuerà a insistere sull'Italia, determinando ancora tempo variabile o instabile su gran parte delle regioni, eccetto per un miglioramento del tempo che interverrà al nord-ovest. Per quanto riguarda la giornata del 25 aprile, la giornata festiva,
avremo ancora una spiccata variabilità su gran parte d'Italia, anche se andrà un po' meglio rispetto ai giorni precedenti, con schiarite più ampie soprattutto al mattino, ma poi tra pomeriggio e sera ritroveremo nuovi fenomeni di instabilità, soprattutto al centro e sulle regioni interne. Per quanto riguarda l'evoluzione successiva, avremo poi un graduale stemperamento delle correnti artiche nel corso del weekend per l'arrivo di aria più mite atlantica, quindi le temperature torneranno gradualmente a salire, ma probabilmente avremo nuove piogge soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche. Tuttavia, per i dettagli e gli aggiornamenti vi rimando come di consueto al nostro sito o all'app gratuita di Trebi Meteo. I trasporti con una nuova misura, o meglio la proroga di quella che è la dote trasporti regionali, un contributo fino a 90 euro al mese per chi è abbonato all'alta velocità. Un contributo fino a 90 euro per i viaggiatori residenti in Lombardia che hanno acquistato abbonamenti per servizi ferroviari ad alta velocità integrati con il trasporto pubblico regionale e locale sulle tratte Milano, Brescia, Desenzano, Peschiera. La decisione è arrivata con una delibera della Giunta regionale che ha prorogato la misura agli abbonamenti acquistati da marzo 2024 e sino a febbraio 2025, con un importo massimo di 40.000 euro per il biennio. Il contributo è variabile fra i 10 e i 90 euro per ogni mese a seconda del tipo di abbonamento e della tratta prescelta. La richiesta del contributo, come in precedenza, potrà essere presentata ogni 6 mesi in corrispondenza delle due finestre previste ottobre 2024 e aprile 2025 tramite la piattaforma Bandi e Servizi Online di Regione Lombardia. La città di Brescia si candida a diventare capitale italiana del Malto e del Lupolo con una 2 giorni, il 24 e il 25 di maggio, interamente dedicata alla birra, in cui sarà anche presentata la guida dedicata appunto a questa bevanda pubblicata da Slow Food Editore. Questa è una guida che racconta il meglio della produzione di birra e di sidro in Italia, una guida abbastanza unica, siamo stati i primi a farla e continuiamo un po' a essere gli unici a fare questa follia di visitare tutti i birrifici che ci sono in Italia e raccontare quelli che secondo noi sono i migliori, quindi insomma la peculiarità è questa, raccontare tutta l'Italia birraria. E Brescia come si colloca? Beh, allora, all'interno della guida Brescia ha un bellissimo spazio che scopriremo ovviamente il 24 maggio quando presenteremo la guida qui. Brescia ha una sua tradizione storica di birra e da sempre ha un rapporto anche con la birra artigianale, soprattutto nella sua provincia e poi in città con dei locali molto importanti. Ci mancava essere capitale della birra? Ci proviamo, perché è la prima volta che la guida delle birre d'Italia viene portata a Brescia, un numero zero, perché la sfida noi la cogliamo ma la vogliamo anche vincere, perché vogliamo fare in modo che ogni 2 anni, ogni volta che questa guida viene redatta, venga presentata nella nostra città. La cultura della birra da noi ha una storia lunga in città che ci connota e che può essere anche un ottimo veicolo per la cultura enogastronomica, per la valorizzazione del nostro anche settore commerciale, della nostra ristorazione, dei nostri bar, dei nostri pub, ma soprattutto anche un veicolo di turismo, perché i numeri ci dicono che gli appassionati di questa bevanda girano il mondo per scoprirne appunto nuove emozioni. Il programma dettagliato di questa iniziativa con tutti gli appuntamenti lo trovate ovviamente su elaibrescia.tv. Passiamo ora allo sport con la pallanuoto, con una delusione in casa Aene Brescia. Ieri sera l'ultima partita alla Monpiano di questa edizione della Champions League, Champions che vede ancora i Leoni a secco di punti nella fase a gironi. È arrivata purtroppo un'altra sconfitta, anche pesante, per 12-5 contro Barceloneta, e quindi molto deluso, lo sentirete e lo vedrete, capitana Jacopo Alesiani, però c'è anche tanta voglia di rifarsi, di riscatto ai prossimi playoff. Sconfitta contro il Barceloneta, una prova sin dall'inizio molto difficile, loro hanno messo subito aggressività sui vostri attacchi, hanno difeso benissimo, hanno attaccato ovviamente con i loro campioni, è stata una partita molto complicata per voi. Sì, secondo me il risultato parla, e non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, però ci serve per il proseguo del nostro cammino, per i playoff, e adesso abbiamo il Savona e ci rimette in carreggiata per essere al 200% contro il Savona nello scontro dei playoff, quindi bisogna vedere il lato positivo, che è
che bisogna sempre metterci cattiveria, come abbiamo già dimostrato, abbiamo già fatto in passato. Non che stasera non ce l'avessimo messa, gli avversari comunque erano forti, era una bella squadra, bellissima squadra. E dobbiamo fare dei ritocchi, secondo me, difesa, attacco. Ci sono sfuggite un paio di cose, però noi ci siamo carichi e vogliamo affrontare il finale di stagione il meglio possibile. Ci fermiamo qui con il telegiornale, ma tutte le notizie come sempre le trovate in aggiornamento sul nostro quotidiano online www.elibrescia.tv, eccolo qua, sul quale se volete trovate anche la diretta in streaming del canale 181 di Elive 24 ore su 24 in questo box a destra della home page. Se invece volete sempre rimanere connessi con il mondo di Elive, ecco qua tutte le nostre pagine social, la nostra applicazione gratuita e anche i canali Telegram e WhatsApp per ricevere le notizie direttamente sul vostro telefono cellulare. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, l'appuntamento con l'informazione in TV torna come sempre questa sera a partire dalle 19, quindi per il momento non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto.